Oggi ragazzi entreremo nel mondo di Sprunky, ma in realtà virtuale. Fantastico! Ragazzi, abbiamo affrontato Sonic nella realtà virtuale, Sonic Tapes, e oggi siamo su Sprunky! Cioè, non vedo l'ora di entrare nel mondo di Sprunky, quindi scriviamo Sprunky e vediamo che video assurdi ci spuntano! Ah, ma ci sono io! Beh, questo è proprio assurdo! Ma ricordiamoci che di Sprunky abbiamo anche la versione horror! Come sarà Sprunky in realtà virtuale? Ma horror! Oggi lo scopriremo, quindi rimanete fino alla fine del video, così cantiamo un po'. Hello, hello, fast beat, wait, time. Hello. Allora ragazzi, da dove possiamo iniziare? Ci sono tanti video in VR. Diciamo che l'unico modo per iniziare è nelle backrooms. Wow! Ciao, sono nelle backrooms, aiuto! E per la prima volta incontrerò gli Sprunky nella realtà virtuale. Una bottiglia, qualcuno ha fatto una bottle flip. Buongiorno, c'è qualcuno? C'è, sì, oh no, ci sarà uno Sprunky là dentro. Chi ci sarà? Reddy? Oren? No, Black! Il più brutto di tutti! Corri, corri! Non ho voglia di incontrare Black. No, Jevil, pure Jevil. Oh no, Gray. Oh, tutti ci... Ma cos'è sta cosa? Sì, però, vai dentro il portale. Ciao, Jevil, vai dentro il portale. Aiuto, no, che brutta fine che ha fatto Fanbot. Ok, sono finito dentro un altro coso delle backrooms. Che c'è là, un mi piace? Ah ragazzi, giustamente supportate questo video lasciando un mi piace. Però attenzione, piano piano, oh, più andiamo avanti, più le cose iniziano a farsi realistiche. E ci sono non le versioni di Sprunky in due dimensioni brutte, ma in tre dimensioni ancora più orribili. Intanto, se ti posso dire una cosa, mi sto distruggendo. C'è Lime. Cioè ragazzi, ma voi conoscete tutti i nomi? Io ve li ho fatti conoscere. Quello è il sole brutto. Oh, ok, fermo. Là c'è Oren. Cioè, Loren, ciao Loren. Ciao, cosa ti fai? Il bagno nella ciambella? Io non lo so perché si sta facendo il bagno nella ciambella. Aiuto! La tizia. Allora ragazzi, come primo video dai, ci sta. Però non è molto orribile. Più andiamo avanti, più vedremo la versione horror. Speriamo che non mi prendano dei jumpscare. Forza, corri. Ok, stiamo uscendo dalle backrooms. Questo è il livello delle backrooms, forse il più brutto, oltre a quello classico. Basta, perché esplodono tutti? Lime, perché ti hanno tolto mezza faccia? L'avete mai visto quell'horror dove scendevano dallo scivolo e c'erano due lame incrociate? Ebbene, non è un bel film horror. Allora, dicevo che conoscere i miei carissimi Sprunky in un contesto 360 gradi è veramente interessante. Perciò andiamo a vedere i video più belli. Iniziamo da questo Sprunky a 360. Oh, che bello in 3D. Ma poi attenzione, perché se vado più giù, questa è una versione horror, e questa è ancora un'altra versione horror, e poi c'è la versione ancora più horror. Quindi con calma, iniziamo da questo. Buongiorno, sono venuto qua a fare la spesa con mia nonna. Ciao. Na 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 na. Ok. Ok, volevo comprarmi del via cal, ma voi ve ne siete mandati cal. Cioè, vabbè. Sono impazziti questi Sprunky. Ciao Sprunky! Gray, Yellow, che belli che siete. Mi raccomando, non trasformatevi in horror con Black. Ok. Oh, c'è l'olio extravergine di oliva. Mi servirà un po' di olio. Ragazzi, ho capito che volete cantare. Adesso mi metto io a fare uno Sprunky. Na 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 na. Vabbè. Comunque è troppo bello. Ragazzi, volevo andare al reparto latticini. Oh no, sono troppi! Sono troppi! E io che volevo andare nel reparto latticini. No! Sono centinaia, mi stanno inondando. Ragazzi, ma io volevo solo prendere latte. Mi ha mandato la mamma.
Ok, quindi questa è la loro versione classica. Ma ne abbiamo pure un'altra. Gli sprunchi nella mia scuola. Chi non vorrebbe avere uno sprunchi a scuola? Ma ragazzi, la cosa bella sarebbe creare il proprio sprunchi anche voi. Il mio l'ho già creato, ma create anche voi il vostro sprunchi. Cos'è? Ah, ciao! Ciao, Rosa Pink! Che tra l'altro non mi ricordo neanche come si chiama Pink. Pink, ti sbatto la porta in faccia se continui. Ecco, ragazzi, non mi dire che i sprunchi mi bullizzano a scuola. Questo potrebbe essere un problema. Ciao, gatto! Ma Reddy è proprio il bullo scolastico, comunque, non per dirvi. Ah, che bella. Ma chissà chi è il preside di questa scuola. Ah, io sono l'insegnante. Vabbè! Ma questa è una scuola di musica! Bene! I piatti a destra, le casse a sinistra, i tamburi al centro. Na 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 na. Oh no! Ci stanno sparando! No, vabbè, cosa sta succedendo? Perché mi guardate così? Perché è scoppiato l'allarme e sta andando tutto... Cos'è? Iscriviti! Ragazzi, iscrivetevi al canale! Perché stiamo per andare in una parte horror. Aspetta, stavamo andando in una parte horror. No, ma io sta roba la devo continuare a vedere. C'è una storyline, una storia. No, che brutto. Sprunchi in VR. Orribile, versione fase 2. Mamma mia, se fanno la fase 3 non ci voglio stare. Quindi il video continua qui. Cantina, vabbè. In spiaggia. Quindi adesso siamo in spiaggia. Oren, vai Orange, Oren! Ci abbiamo pure Yellow, Reddy, Durple, Purple e Pink! Siete pronti? Signori, allora io non ho le pistole qua per alzarle. Vai, nuotate! Forza! Olè! Dai che stiamo arrivando... ho colpito la... Reddy, quanto è veloce! Oren, sbrigati! Loren, fa qualcosa! Tu dovresti essere uno sprunk, uno dei più forti sprunk. No, Oren ha rallentato. Lo sta superando Yellow! Yellow sta... Oh, bravo Oren, vai! Che sta succedendo? Ah, eravamo arrivati. Forza Oren! Ragazzi, Oren è primo. Guardate, lui ha l'Oren in bocca. Lui potrebbe vincere tranquillamente le Olimpiadi. Io non so perché sono qui a vedere questi video di sprunchi. Ah, ha vinto Oren. Ragazzi, ha vinto Oren. Oren è il miglior sprunchi di sempre. Giustamente perché si chiama Oren. L'Oren è... È bellissimo. Allora, prima di andare a vedere la versione horror e la versione ancora più horror, direi di andare a vedere qualcos'altro. Tipo, ancora ci manca questo. E poi, seriamente, iniziamo ad andare nelle versioni orribili. Quindi vai di questo. Stavolta c'è Lime. Ma quello è Lime pazzo. Ma ragazzi, ma perché Lime è diventato pazzo? Aiuto! Aiuto! Perché mi spiate così? Perché mi stanno seguendo? Ma poi questa cosa è fatta con la I! Si vede! Perché quanti lamponi ci sono? Perché mi stanno seguendo? No! Coca-Cola! Acqua! Mi stanno seguendo perché? Sky? Lei dovrebbe essere Sky. Sky, non mi guardare così. Oh no! Ah, ci ha perso la faccia. Non so perché ci ha perso la faccia. Ti giuro, sta iniziando a diventare inquietante. Mi sa che questo è un rituale per farmi trasformare in uno sprunchi. Mi sa proprio di sì. Ragazzi, non voglio diventare uno sprunchi ora. È vero che sarei molto carino, però non penso sia il caso. Non è il caso? È finito praticamente questo video. Oh no, ragazzi, inizio a sentirmi strano. Inizio a sentirmi strano. Mi sa che... veramente mi stanno facendo trasformare in uno sprunchi. Devo stare attento al prossimo video che vado a vedere. Le cose iniziano a farsi più inquietanti, perché ora è il momento di trovare lo sprunchi. E dopo che troviamo lo sprunchi, iniziamo a vedere gli sprunchi brutti. Allora, troviamo lo sprunchi. Trova lo sprunchi. Na 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 na. Allora, prova uno, trova lo sprunchi, ho 9 secondi. Trovato, ciao Reddy. Vabbè, ma è facilissimo qua trovare lo sprunchi. Ho trovato. Wow.
2. Dove siamo qua? 8 secondi, dov'è? Non lo vedo. Ah, ciao Pink. L'ho trovata, ragazzi, l'ho trovata. Sono troppo bravo, Pink è là. Ma Yellow. Allora, questa è la versione facile, comunque, non per dirvi. Questa è per forza la versione facile, perché Yellow è qua. Cos'è sta musica? Oh no. Oh no, lo stavo... Oh no, 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 no. Sta iniziando a diventare brutto. Oren, trovato. No, sta iniziando a diventare brutto. Io lo sapevo. Lo sapevo che mi hanno fatto un rituale per farmi diventare uno Sprunky. Mi sa che più continuo, più rimango bloccato in questa realtà. Ecco Reddy. Vabbè, facilissimo. Grazie per aver visto. Prego. Cioè, nel senso, se me lo dici tu, va bene. Ok, quindi mi sa che è proprio il momento di iniziare a vedere quelle brutte. Da dove iniziamo? Ce ne abbiamo tante. Io direi di iniziare, allora, da questa. Non è quella più brutta. Ok, io sono un tizio che sta lavorando al computer. Presumo che sono il creatore, lo sviluppatore di questo gioco. E ho una casa infestata da Sprunky. Che? Sono messa a bere? Ma sono io stesso uno Sprunky. No, non l'ho capito, aspetta. Che c'è? Che hai visto? Oh no! Oh no! Che c'è? Ah, ma questa è una casa... No! Ah, io rappresento Sky! Ragazzi, iscriviti! Iscriviti al canale! Chi è lui? Non l'ho mai visto! A quello Sprunky! A quello Spranky! Black! Il figlio di Black! Cos'è? Cosa vuoi tu da me? No, mi sta rapinando! O rapendo? No, uno dei due. Ragazzi, sono stato rapito da Black. Inizierà a farsi inquietanti le cose. Adesso ho paura di continuare, però dobbiamo arrivare fino in fondo. Andiamo da qua per poi arrivare a quello più visto che è questo. Non posso immaginare cosa ci sia dentro. Vai! Ciao, siamo in una gita e... Beh, siamo in una gita con il gatto e l'altro gatto cornuto, non lo so. Perché c'ha le corna? Ragazzi, ma dove state andando? Oh, però stanno iniziando a cantare. Che sta succedendo? Che ci fa? Ma tu scherzi? No! Ma cosa sta succedendo? Ma dove ci troviamo? È un incidente. Ragazzi, in un posto così buio. Ragazzi, ma iscriviti. Mi sento strano. Inizio a sentirmi strano. Se mi trasformo, io non vi dico niente. Va bene, diventerò uno Sprunky Horror. Allora saliamo, perché stiamo andando verso i video brutti. Io voglio vedere questo, ma prima vediamo quello del supermarket. Vediamo Incredibox Sprunky Supermarket 160. Like, lascia like. Ok, la versione horror. Io ero venuto solo per prendermi il Dash. E invece voi correte peggio di Dash. Voi avete lo spin Dash. Ma io non me lo ricordavo così, né green, né yellow, né pink. Non voglio rimanere bloccato nel visore come Pomnin, va bene? Non penso che sia giusto. Ma la volete una Doritos? Lo prendo come un sì. Volete l'olio di girasole? Oh no, 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 scappa, scappa dal supermercato. Scappa, nonna. Perché non mandavi qualcun altro? Perché non mandavi il nipote che ti piaceva meno? Aspetta, ma sono io il nipote che gli piace meno a sto punto. Ragazzi, fatemi andare via, per favore.
Apprezzo lo sforzo. Tu non sei... Corri via. Allora, non è ancora lì qui, tu dici vero e proprio. Perché dobbiamo entrare nel vero mondo di Spranky. Ragazzi, eccoci! Adesso entreremo nel vero mondo di Spranky. Sto dormendo in questo momento. Ah, che sonno! Svegliati! Svegliati, se no ti sveglia... Sometime... Nana, aspetta... Hello! Nana, 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 nana... Oh, eccolo! Il computerino! Oh! Ragazzi! Benvenuti nel vero mondo di Spranky! Ta, 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 ta. Ce l'abbiamo tutti! Abbiamo Reddy, Bambot, Oren, abbiamo Sky, oh, poi chi è lei? Aspetta, non mi ricordo il nome, Vinegar, vabbè. Na, 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 na. Poi ci abbiamo Dump Dump, il Mr. Sun, Mr. Tree. Na, 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 na. Speriamo, spero che nessuno di voi diventi horror. Oh, forse sì. Hanno cambiato song. Hanno cambiato song. Ha iniziato a cantare qualcun altro. Hai iniziato a cantare tu? Il chick e chuck, perché non fa chick e chuck? Come on. No, si è aggiunto quello là brutto. Si è aggiunto quello che fa l'organo. Oh! No! No! Rimarrò intrappolato qui! Cosa è successo? Ragazzi, ma sono orribili in war. Cioè, guardate quello! Che sale e scende! Guardate lui! No, ragazzi, orribili! Fantastico, però! Guarda, no, la povera coniglietta, gli è stato strappato il viso. Attenzione! No, non mi dire che va in fase 3. Effettivamente, secondo me, c'è una storia dietro. Tipo un computer. E magari siamo rimasti bloccati dentro il gioco proprio di questo computer. Che doveva essere un gioco carino, ma carino non è. Guardate qui che hanno fatto tutti. Oren! Oren, non ti glitchare, per favore. Anzi, non ti glitchare, per favore. Nulla è reale, sono tutti morti. Quindi nulla reale, sono tutti morti. In realtà non sono mai stati vivi. Magari sono dei fantasmi, delle anime in un posto tutto, in un prato verde, no? Come ce l'hanno fatto vedere. Oh! E quindi ognuno di loro ha subito una brutta fine. Tipo questo è diventato un alieno praticamente. Ma non capisco gli occhi. Gli occhi, c'entra Mr. Sun. Mr. Sun! Allora, secondo me sto giocando a una teoria. Se volete ve la dico. Ok, vi dico qual è la mia teoria. La mia teoria è questa. Tutto diventa strano quando mettiamo Black insieme agli altri che cantano. Mettiamo caso che tutti i nostri amici qua in realtà siano delle anime felici di bambini. Poi abbiamo messo sto individuo, Black, e tutti sono diventati così. Su Mr. Tree, sull'albero, che adesso qua non lo vedo, dov'è l'albero? Non c'è l'albero. In Mr. Tree, dove c'è l'albero, c'era il simbolo del missing. Qualcuno che manca. Qualcuno che è scomparso, qualcuno che è sparito. Quindi Mr. Black è qualcuno che ha rapito a sto punto queste povere anime. Ed ecco quello che è successo a tutte queste povere anime. In un horror praticamente. Quello che non riesco a capire ancora è l'occhio. L'occhio ha a che fare con Sun, Mr. Sun, che quando si trova nel mondo di Black è un occhio. Quindi un occhio cosa sta a guardare? Che c'era sempre qualcuno che li spiava, che li teneva d'occhio sotto la luce del sole? Non lo so. Quello che ancora non riesco a capire è il computerino in tutta questa storia. Cosa c'entra? Parla di Funtime. Viene a giocare con noi. Quindi tutti stavano giocando magari in un parco. Viene a giocare con noi.
e ad un certo punto nulla è reale, sono tutti morti, devi correre, devi scappare. Questo per via di Black. Ragazzi, secondo me è una teoria che ci sta. Ancora devo capire cosa c'entra il computer, ma lo scoprirò. Ragazzi, qua dal vostro Lorisis è tutto. Spero tantissimo che questo video in realtà virtuale vi sia piaciuto. Abbiamo scoperto i nostri spranchi in realtà virtuale horror. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!